Buongiorno a tutti e a tutte. Eh, grazie per esservi collegati a questo incontro di orientamento che riguarderà i corsi di laurea triennale in Scienze politiche delle relazioni internazionali e magistrale in Studi geopolitici internazionali. Chi vi parla da questo meraviglioso schermo è Daniele De Luca. Io sono il presidente dei corsi di laurea, sia triennale che magistrale e insegno Storia delle relazioni internazionali nella triennale e Storia internazionale del Medio Oriente. Per la magistrale uh, non sono solo sono accompagnato da alcune persone che adesso vi presenterò e che interverranno subito dopo di me innanzitutto il professor Giuseppe Patisso che insegna storia moderna nella nostra magistrale ed è il delegato per l'orientamento dei corsi di laurea poi abbiamo e questa è una cosa a cui io tengo sempre. Rappresentanti degli studenti, eh, perché vorrei che sentiste direttamente da loro l'esperienza e la voce di quello che sta accadendo nei nostri corsi di laurea. Quindi saluto Marco Aiena, Simone Sindaco, David Imperiale. Sono di differenti associazioni studentesche, eh, le ho voluti di differenti associazioni studentesche per anche dimostrare come la vita politica all'interno dell'università e all'interno dei nostri corsi di laurea sia variegata. Che cos'è scienze politiche e delle relazioni internazionali? Parliamo della triennale perché credo che questo sia. In questo momento l'argomento più importante. Beh, noi abbiamo un programma ovviamente triennale variegato e soprattutto multidisciplinare, perché? Perché abbiamo ambiti politologico, storico, giuridico, economico, sociologico, cioè tutti quei campi che in pratica servono cosa? Ad analizzare i fenomeni internazionali, perché uno dei nostri scopi è quello di creare una struttura di analisi nel campo del politico internazionale. Abbiamo una serie di incontri e di uh, come dire, collaborazioni con molte delle scuole. Del territorio ionico salentino uh, perché? perché è il nostro, uno dei nostri bacini preferiti, ma anche perché riteniamo che questo sia, come dire, il punto di partenza e il trampolino di lancio verso la, la vita lavorativa uh, delle, dei, nostri, dei nostri studenti. Ehm, I nostri studenti, ovviamente, non vengono mai lasciati da soli. Questo è uno probabilmente delle caratteristiche, uno dei punti di forza dei nostri di laurea perché? perché innanzitutto non siamo un enorme ateneo come può essere Roma Milano o quelli che volete voi e quindi c'è da parte nostra da parte di ogni docente del corso di laurea un processo di eh, tutoraggio scusate br bruttissima parola ma la, la devo usare ma, e di accompagnamento dei ragazzi che vengono che vengono seguiti Uh, non voglio ovviamente soffermarmi troppo sugli sbocchi professionali perché sono quelli tipici di un laureato di in scienze politiche e delle relazioni internazionali quindi le amministrazioni pubbliche e private le organizzazioni governative e anche le organizzazioni e forse soprattutto le organizzazioni non governative, noi abbiamo sempre un occhio di riguardo verso quella che è per esempio la cooperazione internazionale e andando oltre quella che è la mia classica, come dire, scaramanzia vi dico che uh, Molto probabilmente dal prossimo anno accademico avremo anche una nuova magistrale in scienze per la cooperazione internazionale in stretta collaborazione, e di questo sono molto felice, con le basi operative dell'ONU che si trovano a Brindisi. Uh, abbiamo una partecipazione diretta degli studenti in molte delle attività. Uh, vi faccio un esempio: il 21 marzo prossimo, che uh, si terrà una giornata di studio sul razzismo, um, cos'è un tipico? Seminario in cui gli accademici si parlano luno uh, contro l'altro, uno insieme all'altro, no, quella sarà una giornata in cui saranno gli studenti i protagonisti perché le relazioni verranno tenute solo ed esclusivamente dai nostri studenti non solo di scienze politiche anche di altri corsi di laurea ma ovviamente una delle, come dire, delle cose che più ci interessano è quello di far partecipare gli studi, i nostri studenti a queste attività il ruolo di noi docenti sarà di collaboratori in quel caso di interlocutori o come quelli che parlano molto bene perché dicono di sapere le lingue dei discussant insomma noi accompagniamo accompagneremo i nostri studenti in questa loro conversazione. Ed è una cosa a cui tengo moltissimo. Così come ho tenuto moltissimo a riformulare per alcuni aspetti i piani di studio, per esempio da quest'anno c'è un insegnamento a cui io tengo molto, che è diritto comparato delle vulnerabilità. Um, ci troviamo in un anno particolarmente complicato, come voi. Avete, come dire, subito sulla vostra pelle, quindi siamo diventati un po' tutti più vulnerabili, ma ci sono delle categorie che diventano ancora più vulnerabili e quindi, dal mio punto di vista, era necessario che ci fosse un insegnamento che parlasse dei diritti o di ciò che compete e spetta. Alle persone particolarmente vulnerabili. E a proposito di vulnerabilità nella storia, c'è probabilmente l'evento più drammatico nella storia, soprattutto del Novecento, cioè la Shoah, cioè il tentativo di distruggere l'ebraismo le, le, europeo uh, da parte dei nazionalsocialisti. La nostra università, e questo corso di laurea, partecipa attivamente al treno della memoria, praticamente da. 13-14 anni. Non solo, io sono il responsabile scientifico di questa iniziativa ed è probabilmente la cosa a cui ottengo di più, uh, nella, o forse il maggior risultato che io ho ottenuto nella mia carriera accademica. Non voglio togliere tempo a chi verrà uh, dopo di me ed è qui insieme a me. Uh, passo quindi immediatamente la parola al professore Giuseppe Patisso, uh, ripeto, delegato del nostro corso di laurea all'orientamento. Prego Giuseppe. Grazie Presidente. Intanto, se fossi uno studente, appunto, ascoltandoti, già mi sarei iscritto nel senso che con la giornata della memoria, che è fondamentale perché praticamente appunto, caratterizza anche il nostro corso di laurea. Comunque, io intanto insomma, intervengo per, per scusarmi con, con gli studenti perché magari li stiamo impegnando. E li stiamo togliendo da quelle che sono le loro, diciamo, occupazioni, le loro lezioni, e le loro se vogliamo interrogazioni. Comunque detto questo, io vorrei dirvi una cosa intanto essenziale. Immagino che ci sia qualcuno di voi che per vari motivi abbia pensato di iscriversi fuori, È come se l'esame di stato fosse la fine di un cordone umbilicale no? che, che lo tenesse legato alla propria famiglia, a, alla propria terra e volesse dopodiché appunto fuggire. Non andate via ragazzi, perché ricordatevi che non esiste più come tanti anni fa una periferia della conoscenza, cioè non è più come un tempo, oggi tutto ciò che a voi serve, tutti gli studi del mondo, tutto, tutta la formazione possibile. Arriverà vicino a casa vostra. Lecce diventa ed è un polo insomma, universitario internazionale. Internazionale, vedete, perché noi abbiamo la possibilità di inviare gli studenti in tutte le parti del mondo, intanto in tutta Europa, attraverso le vostre di studio, appunto di studio Erasmus. E non solo questo, abbiamo anche la possibilità di inviarli al di fuori. Del nostro continente. Quindi c'è una possibilità enorme, non c'è più l'idea della conoscenza chiusa. L'ECCE diventa un polo un universitario di eccellenza con tantissimi studenti internazionali, abbiamo accordi con, con più di 50 paesi. E quindi voi avrete, appunto, la possibilità nella triennale e nella, nella magistrale di fare un certo numero di mesi um, all'estero all'estero, spesati, spesati e quando farete lì appunto esami, quegli esami saranno tranquillamente diciamo riconosciuti qui. Dopodiché noi abbiamo una possibilità, ecco, ecco come dire, diciamo enorme per quanto riguarda diciamo, gli studenti che non riescono dal punto di vista economico, eccetera, a, a seguire l'università. Esistono le borse di studio della Regione Puglia, l'ISU, esistono le borse di studio per l'incentivazione didattica, esistono le borse per lavorare nell'università, nelle biblioteche, poi saranno altri studenti che andranno appunto a spiegare questo. Abbiamo alloggi per gli studenti, abbiamo aiuti economici, quindi per i pendolari, abbiamo mense, tutta una serie di servizi che sono al vostro servizio. Dopodiché che cosa dire di scienze politiche? Scienze politiche offre una solidissima formazione di base in settori della conoscenza che sono strategici. Perché sono strategici? Per agire nel mondo contemporaneo. Parliamo di scienze della politica, di diritto, di insomma, economia, di storia, di relazioni internazionali, di scienze sociali. Ma all'interno di Scienze Politiche voi avrete garantita anche la padronanza della lingua, perché andrete, andrete a studiare le lingue e l'Università del Salento vi offrirà una possibilità in più. Noi siamo tra le poche, tra le poche università d'Italia uh, ad avere il CLAC, cioè Centro Linguistico d'Ateneo, una possibilità enorme. Perché? Perché ogni studente iscritto all'Università del Salento riuscirà a, ad avere i titoli migliori, le migliori certificazioni praticamente con una tassa ecco, ridicola e potrà seguire dal portoghese all'arabo, al cinese, al francese, dallo spagnolo, all'inglese. Quindi possibilità appunto enormi. Avrete nel nostro corso di laurea la possibilità di acquisire delle abilità importanti informatiche, ecco, appunto, per esempio, perché abbiamo laboratori, abbiamo una serie di diciamo, tirocini, ecco, molto importanti. Però è chiaro che molti di voi, molti ragazzi, le vostre famiglie si andranno a chiedere che cosa si fa con scienze politiche. Una volta presa la laurea in scienze politiche, che cosa... Che cosa si fa nel mondo del lavoro? Quali sono gli sbocchi principali? Guardate, gli sbocchi sono, sono tantissimi, perché il laureato in scienze politiche intanto lavora nei vari rami della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non sarà più come un tempo, ecco, non ci saranno più, eh, o meglio, non ci sarà più un personale che avrà soltanto la terza media o al massimo il diploma. Ora servono persone con la laurea, con laureati specializzati, perché c'è da questo momento in poi un ricambio generazionale che, che vedrà centinaia di migliaia di posti di lavoro nella pubblica, nella pubblica amministrazione, ma non più, ripeto, ripeto, come un tempo. le Scienze politiche si colloca in un segmento importantissimo. Poi c'è la classica idea della carriera diplomatica. Sì, scienze politiche vi dà anche e soprattutto la, la possibilità, per la formazione che dà, di avere uno sbocco nella carriera diplomatica, ma anche nel mondo bancario, nel mondo assicurativo, nelle organizzazioni internazionali, nella cooperazione internazionale, nelle aziende private, nel terzo settore, nella gestione delle risorse umane, dei fattori produttivi. Ecco, nei, servizi, nei servizi per l'impiego, nelle attività bancarie, finanziarie e assicurative. Io non voglio togliere spazio ad altri, dico soltanto una cosa per rendervi conto. Attualmente il ministro dell'economia, che si chiama Daniele Franco, che è stato ragioniere generale dello Stato e altissima figura nella Banca d'Italia, è laureato in scienze politiche. Grazie Daniele. Dico, penso che un quadro sia stato dato. Sì, grazie, grazie Giuseppe. Allora, passiamo alla voce dei diretti protagonisti dei corsi, dei corsi di laurea, cioè gli studenti. Uh, credo che adesso tocchi a Simone Sindaco, a cui passo immediatamente sì. la parola. Vai, Simone. Allora, salve a tutte e a tutti. Io sono Simone Sindaco, sono uno dei rappresentanti. Eh, appunto di, dei corsi di laurea di scienze politiche e di eh, studi geopolitici. Eh, faccio parte dell'associazione studentesca eh, Udulecce, lecce eh, un'associazione presente da eh, diversi anni su Lecce, eh, che sicuramente avrete modo di, eh, di conoscere perché eh, vi dico già anticipatamente, diciamo che eh, in un certo senso eh, nell'ambito universitario eh, sicuramente l'ambito cioè le associazioni costituiscono un punto di riferimento eh, molto più importante rispetto a quello magari che siete abituati a vedere alle scuole superiori perché comunque eh, tramite le associazioni appunto vengono eletti i rappresentanti e, eh, e comunque si eh, va a, ad avere un ruolo molto più importante anche in relazione comunque a tutto ciò che non solo comprende eh, l'ambito universitario ma sicuramente anche quelle eh, diciamo, sfide in ambito sociale che eh, in un certo senso eh, ci eh, proponiamo sempre a, ad affrontare insomma sicuramente negli anni universitari più che eh, negli anni delle scuole superiori comunque oltre a questo ovviamente vi volevo parlare un attimo del, del nostro corso di laurea anche se più o meno ha, diciamo, ha fatto un quadro generale il professore Patisso, però volevo sottolineare anch'io come eh, innanzitutto il nostro corso di laurea eh, offra un, una preparazione sicuramente su diversi ambiti e probabilmente è eh, questo diciamo, il bello di un corso di laurea come il nostro, perché sicuramente crea una dinamicità, eh, non un'esteticità come magari. Eh, diciamo succede spesso in altri corsi di laurea, ma comunque eh, sicuramente ogni corso di laurea ha un, il suo significato. Nel nostro, però, eh, vi è appunto l'ambito giuridico, vi è l'ambito storico, eh, l'ambito economico, l'ambito linguistico, anche che questo cosa permette, ovviamente, oltre a mh, diciamo, prepararsi su, questi, su vari fronti e quindi di eh, poi procedere una volta finita la Triennale, su. Eh, anche diversi eh, percorsi di laurea magistrale però eh, oltretutto vi volevo anche eh, fare eh, diciamo l'esempio dell'esperienza del, dell Erasmus di cui io sono stato eh, anche diciamo protagonista nel senso che ho avuto la possibilità di, di, di fare questa esperienza e proprio eh, diciamo il fatto che eh, vi, un corso di laurea come il nostro possa cioè prepari su eh, diversi ambiti mi ha permesso di fare un'esperienza Erasmus in comunque eh, diciamo del, degli ambienti dove ehm, magari mh, diciamo si poteva seguire eh, diversi potevano seguire diversi eh, corsi di laurea in Erasmus perché comunque eh, sicuramente funziona in un modo eh, quasi diverso dal nostro perché eh, in Erasmus si possono seguire corsi comunque di eh, diversi ambiti e questo sicuramente unito all'esperienza Erasmus che ovviamente poi avremo modo di approfondire una volta che voi sarete iscritti, ehm, sicuramente non può far altro che eh, portare una crescita personale e eh, sicuramente ad arricchire il proprio percorso formativo in una maniera comunque molto molto importante soprattutto poi per un corso di laurea come il nostro che eh, diciamo ha come obiettivo anche quello di, eh, in un certo senso, dare una uh, preparazione poi nel, nel, mondo, nel mondo del lavoro anche sugli ambiti internazionali e comunque, eh, diciamo, mh, sì, appunto ambito internazionale. E, mh, sicuramente eh, il nostro corso di l'area, poi vi volevo anche una, fare un attimo un quadro sul, sulle modalità d'accesso che mh, sono state, diciamo, eh, non sono state menzionate innanzitutto, eh, sarà, cioè il test eh, per l'ammissione al consigliere e ad accesso libero, eh, non è quindi a numero chiuso, eh, specifichiamo questo, e eh, in particolare, mh, per dirlo molto in parole povere, è un test a risposta multipla eh, che da quest'anno è stato online, eh, probabilmente sarà così anche dal, dal prossimo anno perché per ovvi motivi. E, e comunque sono, ripeto, ripeto risposta multipla, 30 domande e, e comunque eh, danno, eh, diciamo, è un test comunque molto, in un certo senso, semplice da una parte, ma comunque importante per comunque eh, valutare, insomma, la preparazione minima, magari per poter eh, accedere a questo corso di lare ma comunque, ripeto, non è vincolante ai fini dell'ammissione. Um, che altro dire io vi posso dire eh, dal, dalla mia esperienza io sono al terzo anno quindi ho quasi finito che sicuramente ehm, non, eh, non si può dire che come magari viene sempre detto che scienze politiche sia un corso di laurea facile eh, o okay, che magari lo facciano soltanto chi, eh, chi non ha voglia assolutamente voglio un attimo eh, sdoganare questo questo questa, questa leggenda metropolitana, perché è così, eh, non, è, non è assolutamente così e anzi forse dire che non è facile è proprio il bello no, del, del nostro corso di laurea, perché è, come dicevo prima prepara su diversi ambiti, quindi eh, non, non è qualcosa che eh, diciamo eh, possa, può andare a essere in un certo senso già come dire prepar la preparazione iniziale sicuramente può in un certo senso eh, aiutare però sicuramente eh, come tutti i corsi di laurea d'altronde deve cioè il nostro corso di laurea approfondisce poi quello che quelli che sono i diversi ambiti e di conseguenza eh, poi la, la preparazione eh, sicuramente va a essere più, più approfondita perché comunque e cioè, magari va a uh, andare a preparare su diversi fronti, come ho già detto prima, eh, però, appunto ripeto, quello che volevo dire è quello che ho detto all'inizio, senza troppi giri di parole. Non candete nella, nella tentazione di, di, cioè o meglio, nel, nell'idea che si possa fare il nostro corso di laurea così molto uh, facilmente, nel senso molto non la, non la dovete prendere comunque sotto gamba, perché anzi è importante facendolo bene, il nostro corsi di sicuramente eh, può portare ad avere delle conoscenze molto più, eh, diciamo, su diversi ambiti che sono importanti comunque nei nostri tempi, ecco questo era quello che volevo dire. Ehm, nulla, mh, volevo ritornare un attimo sulla questione relativa al, al, all'ambito associativo eh, per quanto riguarda la rappresentanza, noi Appunto, come vi dicevo prima, insieme a Marco e, e Francesco siamo i rappresentanti del, nostro, del corso di Laurea e eh, vi posso dire che fin dal primo momento ci potrete avere come riferimento. Eh, anzi, eh, sarà necessario comunque da parte vostra, perché spesso ci, eh, noi ci dobbiamo interfacciare con i docenti o comunque eh, diciamo ci saranno necessità varie per cui eh, diciamo voi dovrete interfacciarvi con noi e eh, anche con, con le associazioni le associazioni sono eh, sicuramente un elemento molto importante all'interno dell'Università del Salento perché sono molto attive ehm, oltre alla parte relativa alla rappresentanza sono anche attive per eh, diciamo portare un attimo quelle come dicevo all'inizio sfide sociali che ci sono ai nostri tempi e che eh, comunque a Lecce noi cerchiamo sempre di eh, ecco, portare all'attenzione eh, di tutti eh, perché è importante comunque anche non solo magari vivere gli anni universitari a mio parere come eh, diciamo semplici studenti anche se ovviamente quello va bene anche però sicuramente viverlo anche tramite le associazioni, tramite le, mh, le attività delle associazioni è sicuramente una cosa in più è che. Vi potrà eventualmente, se sarete interessati a farlo, vi potrà eh, diciamo, far vivere gli anni universitari in una maniera magari anche più interessante. E nulla, andrei finito. Grazie, grazie Simone. Passo immediatamente la parola a David Imperiale, un altro rappresentante degli studenti di una differente associazione studentesca. Grazie, David. Eh, salve a tutti, sono David Imperiale, appunto e Faccio parte dell'associazione studentesca Link Lecce. Come ha appunto detto Simone, eh, il ruolo delle associazioni sono molto importanti per essere vicini appunto, ai ragazzi. Eh, io però vorrei parlare più nello specifico, soprattutto e eh, vorrei legarmi al discorso che ha fatto il professore Padisso, appunto all'importanza dell'Unitalento e della Disu, eh, che è l'ente regionale per il diritto allo studio di Lecce. E per farvi capire quanto sono vicine agli studenti e li aiutano durante il loro percorso universitario. E ad esempio l'Unisalento mette a disposizione un contratto eh, di collaborazione studentesca di 200 ore e appunto questo contratto è proprio una collaborazione che si fa con l'università eh, svolgendo delle attività bibliotecarie, amministrative e generali. Ovviamente per poterlo richiedere e farlo bisogna um, avere una determinata fascia di ISE e, e anche di merito in base agli esami che si fanno e, ed è proprio un contratto perché viene retribuito poi con 1500 euro a fine, eh, a fine appunto contratto. Oltre a questo ci sono varie, uh, si parla anche della DISU, ente che poi mette a disposizione queste borse di studio. E annesse poi comunque anche a alloggi e servizio ristorazione, e questi eh, si parla ovviamente di eh, finanziamenti che vanno dai 1.100 euro ai 2.400 euro, quindi un aiuto importante che si dà alle, sia agli studenti che alle famiglie degli studenti per aiutarli durante il loro percorso di studi. Ovviamente, questi vengono divisi in base sia alla fascia di reddito che ha una determinata famiglia e sia alla vicinanza e alla lontananza che si ha eh, verso, la, vicino alla, verso la sede universitaria. E poi ci esistono anche gli alloggi e io ho avuto la fortuna di poter vivere in un alloggio universitario per due anni ed è stata un'esperienza importante, un'esperienza che uh, forma una persona, perché comunque tu esci da un contesto familiare. E ti ritrovi a vivere con un gruppo di 60-100 persone eh, che non vengono soltanto dalla tua facoltà, ma ti trovi eh, diverse realtà. Eh, ti trovi ragazzi che studiano ingegneria, matematica, lettere, e ovviamente eh, è un modo anche per conoscere varie realtà, conoscere anche i, il modo di vedere e come, cosa pensano e come pensano altri studenti universitari e questo serve per affrontare la vita universitaria e non soltanto per richiedere un aiuto eh, appunto eh, in base alla disponibilità dei ragazzi ma si può proprio eh, grazie a persone che non fanno solo il primo anno ma ad esempio sono, già svolgono le magistrali ti possono proprio dare una mano eh, durante il tuo cammino universitario e infine eh, la DISU eh, concede anche il servizio di ristorazione e appunto eh, si, si tratta di questo servizio eh, che consiste in un utilizzo di tot pasti che vengono utilizzati durante l'anno universitario. Tutte queste cose vengono messe a disposizione allo studente appunto per dargli tutto il tempo e tutta la libertà per poter studiare e preparare i propri esami, non dovendo pensare appunto a tutte le problematiche che possono essere ad esempio il dover cercare una casa, pagare un affitto, eh, doversi cucinare. Infatti eh, questi enti aiutano proprio lo studente nel suo cammino universitario. E ovviamente oltre a questi ci sono anche eh, altri corsi, come abbiamo altri progetti, come ad esempio eh, ha detto Simone, c'è il progetto Erasmus, eh, il Servizio Civile Nazionale, sono tutti questi progetti che l'università eh, mette a disposizione dei ragazzi per formarli non, non soltanto eh, come studenti ma anche come persone. E Ovviamente retribuendo uh, molto cioè retribuendo i ragazzi durante questi progetti. Penso comunque di aver spiegato in maniera molto più riduttiva. Per sì, i ragazzi. grazie. Grazie Davide. Faccio sì. soltanto una piccolissima precisazione. Uh, David ha detto ho avuto la possibilità. Per, per due anni, eh, non perché poi dopo sia stato cacciato, ma perché David è iscritto al secondo anno. Quindi è ancora in un alloggio studentesco e ci rimarrà e ci rimarrà ancora. Volevo solo precisare questa, questa cosa, perché ma, che, ma, finché fosse chiaro. Ha chiesto di parlare, facciamo come nei grandi dibattiti politici, un, ancora una volta, il professore Patisso sì. ne ha la facoltà, prego. <tossi> Grazie Presidente, lei è sempre insomma, troppo buono. E, no, io mi sto rivolgendo ai nostri studenti, li chiamo nostri perché comunque sono studenti, e ecco, penso la maggior parte pugliesi, ragazzi che, eh, insomma, capisco anche no, il pensiero per potersi iscrivere un giorno a un corso di laurea che posso offrire loro. Sia il piacere dello studio e sia anche gli sbocchi professionali di cui ho, ho parlato. Vorrei solo aggiungere delle piccolissime cose. Intanto, riguardo um, alle questioni delle tasse, eh, noi, noi ecco, dobbiamo dire che l'università del Salento, tra le poche, offre un'esenzione totale delle tasse fino a 25.000 euro di ISE, che sono tante, attenzione, ragazzi! Eh. Cioè. C'è questa possibilità, e questo attenzione non vuol dire che, che, se si paga meno, si ottiene meno. Perché ci sono provvigioni regionali e statali totalmente importanti e solide, soprattutto della regione Puglia, che comunque vi, vi consente di avere sempre una, una qualità eh, appunto, eccellente in tutto. Dopodiché, per i test di ingresso, vi vorrei dire un'altra un cosa: no, non temete. Ecco, perché i test d'ingresso servono per darvi esattamente una mano. Noi ci rendiamo conto dove c'è qualche defaglianza e interveniamo poi una volta che voi siete iscritti per darvi una mano e per colmare alcune lacune. Anche perché all'interno del corso di laurea in scienze politiche c'è un capillare tutorato. Cioè noi eh, diciamo non lasciamo soli i, i nostri studenti, siamo sempre disponibili in ogni momento per qualsiasi informazione, appunto per qualsiasi aiuto. E dimenticavo anche un'altra cosa che è molto importante. Noi abbiamo un accordo importantissimo con il Ministero appunto, degli Esteri, il Presidente lo sa bene perché ha, ha lavorato tantissimo lui e l'ha voluto lui. E noi abbiamo la possibilità di far interfacciare i nostri studenti con ambasciatori che vengono a fare lezione da noi, per non parlare del fatto, e poi chiudo, Presidente, che quando facciamo lezione invitiamo, ecco, molte volte online o in alcuni seminari, appunto in maniera pubblica, rivolto a voi, a voi studenti, ecco, docenti di diverse università d'Europa, che arrivano e spiegano il loro punto di vista su tantissime appunto, questioni di studio. E chiudo qui, presidente. Grazie, grazie, grazie Giuseppe, anche perché mi dai la possibilità intanto di ricordare che uh, da poco abbiamo finalmente uh, una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione um, e ci tengo a sottolineare anche la parola cooperazione che è stata aggiunta al Ministero degli Affari Esteri per possibili tirocini dei nostri studenti presso uh, le sedi consolari e uh, anche direttamente a, a Roma. Uh, hai citato seminari, incontri con ambasciatori diplomatici. Non solo italiani, ma anche stranieri. Abbiamo un accordo ormai annuale con sia il consolato americano di Napoli che con l'ambasciata americana di Roma, per cui ogni anno eh, loro ci come dire, suggeriscono degli speakers, dei collaboratori, dei docenti per degli incontri. Quest'anno, prima delle elezioni americane, abbiamo avuto un'importantissima analista eh, e presidente delle, delle donne elettrici che insegna insegna Washington, prima avevamo avuto una analista di alcune importanti televisi, eh, televisioni americane quale Fox News eccetera, per quanto sia di Spire D, come dire simpatizzante con Trump Fox News, ma noi ascoltiamo un po' tutte le voci, anche quelle che non ci piacciono perché è la tolleranza il punto fondamentale anche di questo corso di laurea. Mi voglio riallacciare poi qui mi avvio alla conclusione a quello che prima aveva detto Simone, Simone Sindaco, cioè le sfide. Me lo sono segnato così da non sbagliare: le sfide in ambito sociale. Perché è importante? Perché questo corso di laurea, io vi ho accennato prima al treno della memoria, ma non c'è soltanto la questione del passato, c'è anche la questione del presente cioè nel senso tutte le sfide in ambito sociale per cui noi prepariamo gli studenti alla cosiddetta cittadinanza attiva, cioè a partecipare direttamente a quelle iniziative che possono andare incontro alle esigenze e alle difficoltà che hanno le persone di qualsiasi credo religioso, di qualsiasi genere uh, sessuale abbiano, qualsiasi preferenza sessuale abbiano, perché uh, come sapete la questione LGBTQI è estremamente ampia. Ad ampio spettro, quindi non posso ridurla tutto nel giro di pochi, di pochi secondi. Io volevo chiudere anche qui, ricollegandomi a quanto è stato appena detto, ad alcuni nostri, come dire, testimonial, um, cioè alcuni nostri studenti che hanno fatto la triennale qui con noi, hanno fatto la magistrale qui con noi, cioè hanno scelto di chiudere l'intero percorso qui a Lecce, qui nell'Università del Salento. Uh, in questa occasione oggi vi voglio far vedere un brevissimo video che ci è stato inviato da un nostro ex studente, Sergio Di Noi, che è a capo di una squadra di consiglieri umanitari per l'ONU. Uh, quindi anche qui, se la tecnologia mi accompagna e spero lo faccia, metterò in condivisione il mio schermo in maniera tale che possiate uh, ascoltare e vedere, e vedere Sergio. Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Di Noi, sono al momento Mobutu, in Mozambico a lavoro con le Nazioni Unite, mi occupo di emergenze umanitarie e um, coordinamento degli affari uh, umanitari. Sono giunto qui uh, più o meno l'anno scorso uh, per rispondere all'emergenza umanitaria provocata dal ciclone Idai ed anche dal ciclone Kenneth che sono arrivati qui in Mozambico tra marzo e aprile dell'anno scorso. Eh, al momento sono capo missione per la mia agenzia e eh, siamo al lavoro per rispondere alla, um, ai bisogni umanitari che il covid-19 ha portato qui in Mozambico. Come eh, sapete il covid-19 ha causato vari problemi, danni a livello internazionale. Sono un ex studente della Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Universalento, ho frequentato l'università un circa una decina di anni or sono, e eh, posso dire che eh, la Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali mi ha fornito il background accademico di cui eh, avevo bisogno per intraprendere questa carriera che per molti pare essere un sogno. Um, quindi, circa dieci anni fa, ho settato un curriculum prettamente internazionale, una tesi in diritto internazionale poi ho iniziato con delle esperienze di tirocinio che mi hanno man mano poi portato ad avere eh, successo eh, a livello professionale e quindi sono poi giunto qui in Mozambico come, come capo missione. Quindi vorrei assolutamente raccomandare l'Università del Salento e specificamente la Facoltà di Scienze Politiche e Relazione Internazionale per... Uh, il percorso multidisciplinare che la facoltà offre e il fatto appunto che questa formazione su vari livelli e su vari settori poi possa portare appunto a, a um, coronare dei sogni di carriera come, come ho fatto io. Quindi vi saluto e vi do un in bocca al lupo e a presto. Um, come al solito, eh, ringrazio Sergio, naturalmente non mi può sentire, ma lo farò debitamente come sono solito fare. Um, naturalmente, non c'è solo Sergio, c'è una serie di altri nostri ex studenti che, nel tempo, hanno raggiunto dei risultati assolutamente, assolutamente apprezzabili. Uh, non scendo nei particolari per uh, non, uh, non tediarvi come si suol dire ulteriormente. Um... Allora, ragazzi, abbiamo mandato in chat il, il link per. Per accedere al gruppo whatsapp di scienze politiche dove comunque potrete chiederci qualsiasi informazione ovviamente e anche i contatti dei di noi rappresentanti se vi possono essere utili insomma tutto qui marco davide volete aggiungere qualcos'altro ma forse soltanto una cosa però piccolissima sì. in realtà eh, volevo soltanto dire che, sì, come abbiamo già detto, come ha già detto il professore Patisso, come ha già detto Simone, come abbiamo detto tutti, forse la parola chiave di questo corso di laurea è trasversalità, no? Perché va a toccare veramente eh, tantissimi campi e questo può aprire veramente tantissime porte. Eh, però credo che un altro punto di forza di questo corso di laurea è, eh, risiede anche nella, nei professori. nei in quello che, eh, in quanto nella preparazione ecco, dei docenti, dei nostri docenti, eh, in quanto um, appunto sono, si vede proprio, si percepisce quanto amino il loro lavoro e quello che insegnano, ogni docente che, ehm, che avrete, e quindi credo che questo sia veramente un punto di forza, oltre al fatto che sono tutti molto disponibili ehm, a accogliere ogni vostra richiesta, ogni, vostro, uh, ogni vostra richiesta di chiarimento. Quindi, questo sostanzialmente volevo soltanto dire. Grazie Marco. Uh, io vorrei andare un po' oltre, per, oltre le parole. Quindi, chiunque abbia la curiosità di sapere chi siamo, che cosa abbiamo fatto fino adesso, i nostri curricula sono assolutamente pubblici e consultabili sulle pagine dell'Ateneo. Uh, andate a vedere quello che abbiamo fatto fino adesso, qual è la nostra formazione. Quali produzioni, che tipo di produzione abbiamo fatto, quali sono gli argomenti che abbiamo trattato. E credo vi renderete conto che appunto c'è la trasversalità, la multidisciplinarità, e insomma, eh, credo potremo darvi eh, molte risposte, oppure spingervi a farvi tutta una serie di domande. Ecco Daniele aggiungerei io qualcosa, se, se possibile. Ci manca perché dimenticavo che la nostra università ha anche il placement, cioè che cosa vuol dire che una volta che voi appunto, terminate l'università, all'interno dell'università c'è una struttura importantissima che cerca di mettere in, in relazione i nostri laureati con il mondo punto, del lavoro. Voi pensate che ogni anno vi posso assicurare, ogni anno. Presso il nostro placement arrivano diverse aziende e non solo aziende ultimamente è arrivata anche la stessa Banca d'Italia, che appunto cercava anche laureati in scienze politiche. È chiaro che attenzione, lo studio è la base di tutto, perché nulla è gratis. Cioè, dovete appunto conquistarvi con lo studio, con, con il lavoro, ma questo mi sembra. Ecco normale. Poi un'altra piccola cosa, perché molti studenti, qui ecco, in presenza, quando si faceva orientamenti in presenza, appunto, mi chiedevano questo, una cosa molto spicciola, perché non tutti, magari, sono interessati alle questioni internazionali. Il concorso nell'amministrazione pubblica si può fare con scienze politiche? Io ho già risposto, ma rispondo di nuovo, gli stessi concorsi che si possono fare con giurisprudenza e con economia si possono fare anche con scienze politiche quindi forze dell'ordine comandante di vigili urbani eccetera eccetera sono tranquillamente equipollenti solo questo presidente per la grazie, grazie. no sono preoccupato perché hai citato solo le forze dell'ordine come se noi dovessimo come dire non, rafforzare no, <ride> no ok <ride> No, professore De ci sono delle domande. Benissimo, grazie. Dove sono? Uh, si possono vedere sulla destra, altrimenti io gliele leggo velocemente. Grazie. Le lingue scusate. sono molto importanti per questa facoltà. Buongiorno, vorrei chiedere se è possibile iscriversi ad un corso per la seconda laurea dopo la prima quadriennale in lettere. Quanta scelta si ha per le lingue da studiare? E poi consigliate di acquistare dei manuali di preparazione per affrontare il test d'ingresso. Ulteriore domanda sulle lingue. Le lingue da studiare sono già prestabilite o sono a scelta dello studente. Ok. Allora, sì, uh, le lingue uh, rispondo io se non, uh, se non vi dispiace. Poi se voi volete aggiungere qualcosa lo potrete sicuramente fare. Allora, le lingue sono molto importanti. Eh, le lingue da studiare quali sono? Una obbligatoria, che è quella, la lingua inglese, la seconda lingua è a scelta ed è a scelta tra le lingue offerte praticamente dall'Ateneo, um, quindi lo spagnolo, il tedesco, il francese, ma volendo attingere anche dal, dai corsi di laurea di, di lingue. Uh, ci sono altre lingue diciamo quelle del bacino mediterraneo o medio orientali che possono essere uh, usate come come seconda lingua iscrizione dopo la quadriennale certo che ci si può iscrivere però mi rivolgo a coloro i quali come me hanno un area quadriennale il sistema negli anni è cambiato ben due riforme hanno stravolto il sistema universitario introducendo una come dire novità che non c'era quando si prendeva la la laurea quadriennale, cioè quella dei crediti formativi. Questo vuol dire che nel riconoscimento del lavoro precedente, degli esami precedenti, eh, si incappa a volte negli ostacoli determinati dall'acquisizione dei crediti formativi. Per questa ragione, in ogni caso, invito le persone che. Vogliono iscriversi a scienze politiche e che vengono da corsi di laurea diversi, quadriennali o non quadriennali, a mandare il proprio curriculum, il proprio certificato di esami alle segreterie didattiche per l'opportuna valutazione. Uh, manuali per la preparazione. Allora, io ritengo che uh, una persona che esce da una scuola secondaria uh, di secondo livello del, uh, della scuola italiana uh, non abbia bisogno di ulteriori manuali. Per la preparazione, perché io ritengo la scuola secondaria italiana tra le migliori in Europa, um, anche in ragione, non me ne voglia qualcuno, del particolare ringiovanimento che c'è stato negli ultimi dieci anni. Nella scuola secondaria. Um, e Quindi non è necessario un manuale specifico per la preparazione dei nostri test d'ingresso, perché una volta usciti da una scuola secondaria, quindi acquisita la maturità, uh, credo non ci dovrebbero essere problemi. Uh, spero di avere risolto Pina alle, alle domande. Me le, eh, le ero Daniela, Altre due sono arrivate. Si può certo. conseguire successivamente al concorso per diventare un direttore delle carceri? E l'ultima è quando saranno i test di ingresso. Okay. Allora, uh, per quanto riguarda i concorsi pubblici, ha già parlato il professore eh, Patisso, quindi non ci sono problemi. Attenzione, noi parliamo di laurea magistrale però, eh? sì. perché uh, ci sono alcuni concorsi, ma sono veramente pochi il cui accesso è riservato alle lauree triennali, cioè bisogna completare il percorso universitario per poter fare i concorsi nella pubblica amministrazione, tra cui appunto le forze dell'ordine, come è stato ricordato prima dal, dal professore Patisso, e anche quelli che riguardano uh, le, le direzioni delle, delle carceri. Quindi io invito sempre a non fermarsi al primo step universitario, cioè quello della laurea triennale, ma di completare il percorso universitario. Um, L'altra questione, scusami Pina, mi sono distratto. Uh, la domanda è quando saranno i test, ah, okay, test. i test? I test abitualmente sono a settembre. Uh, al momento, mh, a memoria, non ricordo la data precisa, ma in ogni caso, le date dei test verranno, vengono pubblicizzate sistematicamente. Già dal mese tra luglio e agosto, eh, già tutto è pronto e quindi la data viene resa pubblica eh, in, immediatamente. E, per questa ragione potete anche in questo caso scrivere per informazioni alle segreterie didattiche eh, oppure, come dire, compulsare ripetutamente il sito. Del, Dell'Ateneo dell Salentino dove vengono pubblicate immediatamente tutte queste, tutte queste notizie. Uh, Daniele, c'è la possibilità di studiare una terza lingua? Ho sentito parlare di CFU a scelta, non esatto. so se sia la stessa cosa. Sì, allora ogni studente ha la possibilità di eh, aggiungere al proprio piano di studi un esame a scelta. Eh, questo esame a scelta o il CFEU a scelta, a questo punto lo dice la parola stessa uh, è quasi un sillogismo. vuol dire che se uno vuole aggiungere un esame di una terza lingua è assolutamente uh, come dire ha la, la possibilità di farlo e dal mio punto di vista per quanto riguarda un corso di laurea in scienze politiche lo raccomando anche vivamente molte volte dico questi piccoli trucchetti che noi studenti vecchi studenti universitari o i nuovi studenti universitari Abbiamo sempre fatto scegliere quell'esame un po' più semplice che magari si trova in qualche altro corso di laurea per completare il percorso. Beh, se io sento farmi la domanda su una terza lingua straniera, io gli faccio l'applauso e sono naturalmente d'accordo con questa possibile scelta. Scienze politiche apre sbocchi al giornalismo? Allora, um, il giornalismo per fare il giornalista puoi avere soltanto... La licenza elementare non è un obbligo avere la licenza media, la licenza della scuola media superiore o la, o la laurea perché il sistema del giornalismo in Italia è determinato dalla scrittura di un tot numero di articoli che ti permettono poi di poter accedere al concorso per diventare giornalista o, meglio, per iscriversi all'ordine dei giornalisti. Uh, questa è una particolarità italiana, la questione degli ordini professionali. Um, in in alcuni casi io lo comprendo, tipo i medici, gli architetti, gli avvocati, gli economi, i, i, gli, scusatemi, i mm. uh, coloro i quali si occupano di economia, i commercialisti, ecco, e nel caso del giornalismo è un caso atipico. Ma non è necessaria la laurea, non è necessaria la laurea di nessun genere, e quindi tutte le lauree, da questo punto di vista, vanno bene. Poi, se vuoi un mio consiglio, beh, secondo me, se fai scienze politiche, qualche nozione in più in ambito economico, politico, sociale e internazionale, beh, te lo diamo. Anche perché, Daniele, scusa, ci sono giornalisti e tuto giornalisti. È chiaro che se uno si mette a fare giornalista con una laurea come, come la nostra, beh, è, è molto più semplice capire tante dinamiche, sia interne ma soprattutto internazionali. Sì, sì, sì. Qui entriamo però in un campo, come dire, molto scivoloso. Ecco, la questione del giornalismo in generale, del giornalismo italiano in particolare. Quindi io non lo farò perché non voglio farmi ulteriori nemici. Eh. È possibile inserirsi nel mondo dello sport con questa eh. laurea? Cosa intendi per mondo dello sport? O meglio, se tu intendi inserirsi nel mondo della dirigenza sportiva, eh, anche qui non è necessaria alcuna laurea. Tra l'altro, ehm, è stato eliminato: ecco qui la questione degli ordini professionali, è, è stata eliminata. La, la categoria del procuratore sportivo, delle liste dei procuratori sportivi, cioè degli agenti FIFA nel campo del, dello sport. Prima poter diventare manager di un calciatore o di un qualsiasi altro sportivo necessitava il superamento di un concorso difficilissimo e quindi di uno studio. Oggi chiunque di noi può essere agente di, una, di un qualsiasi sportivo. Io dico sempre: se fa la gente Vandanara possono farlo, lo può fare chiunque. Aggiungo una cosa, eh, questo va un po' contro, contro di me, contro il nostro corso. Eh, a giurisprudenza da, da quest'anno c'è un corso di laurea in management dello sport, ma fate finta che non vi ho detto nulla. Se la dottoressa Marcelli mi conferma, noi possiamo chiudere questo incontro e vi aspetto nelle nostre aule universitarie, una volta che ci saremo tutti vaccinati, eh, a settembre. Grazie.